La legge 241 del 1990 ha riformato e ha definito, diciamo, come deve essere svolto il procedimento amministrativo. In particolare abbiamo visto che sono stati introdotti abbiamo visto in questa parte, quindi in particolare negli articoli che vanno dal 14 al 21 della legge 241 del 90, sono stati introdotti degli istituti di semplificazione dell'attività amministrativa, come ad esempio l'istituto della SCIA, ovvero della segnalazione certificata di inizio attività, che può consentire ad esempio ad un soggetto di iniziare un'attività economica, ovvero iniziare un'attività edilizia nei casi previsti dalla legge. E nello stesso, questa attività può essere iniziata quindi nello stesso giorno in cui viene presentata questa segnalazione. Tuttavia, diciamo, è un ulteriore istituto di semplificazione previsto è l'utilizzo, ad esempio, delle autocertificazioni o quindi, ad esempio, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Tuttavia, tutti questi istituti, diciamo, vengono all'articolo 21, viene chiarito che qualora il soggetto interessato, che in generale può essere colui che presenta una SCIA o una qualunque altra domanda alla pubblica amministrazione, e che si avvale ad esempio di questi istituti di semplificazione, qualora l'interessato dichiari la sussistenza di una serie di presupposti o di requisiti di legge che, ad esempio, sono necessari per poter svolgere quella determinata attività, ovviamente la pubblica amministrazione dal lato suo, diciamo, fa una serie di controlli. E qualora da questi controlli dovesse risultare che le dichiarazioni e le attestazioni che sono state presentate sono false, l'articolo 21 prevede essenzialmente delle sanzioni ben specifiche. In particolare, la sanzione che viene applicata nel caso di dichiarazioni o attestazioni false è quella dell'articolo, in primo luogo, quella dell'articolo 483 del codice penale, il quale prevede una reclusione fino a 2 anni, e in particolare per false attestazioni e in atti dello Stato civile, la reclusione non potrà essere inferiore a 3 mesi. Quindi, diciamo, un'eventuale dichiarazione falsa, volutamente falsa, non, diciamo, è punibile, diciamo, costituisce un reato penale. E in queste situazioni non è nemmeno possibile la successiva conformazione dell'attività o una sanatoria. Quindi, qualora la dichiarazione che è stata resa è falsa, diciamo, non è possibile, diciamo, rettificare questa dichiarazione. Oppure diciamo, azionare ad esempio provvedere ad una sanatoria, ad esempio in campo edilizio. L'inizio diciamo, di attività, qualora è soggetta a degli atti di assenso delle pubbliche amministrazioni, abbiamo visto che la pubblica amministrazione dal lato suo può svolgere sia delle attività di vigilanza che di controlli. Inoltre, qualora diciamo, vi sia una decorrenza dei termini per il provvedimento affinché possa essere emanato dalla pubblica amministrazione un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, o qualora si sia formato, ad esempio, nei casi previsti dalla legge, il silenzio assenso, senza che appunto ci sia stata alcuna attività da parte della pubblica amministrazione, il dipendente pubblico può essere ritenuto responsabile qualora appunto non abbia agito con tempestività alla SCIA che è stata presentata o all'istanza in generale, qualora questa appunto non fosse conforme alla legge. Rimane comunque fermo il fatto che l'attività, qualora vi sia stata una falsità delle dichiarazioni oppure qualora non ci siano i presupposti, anche dopo, diciamo, che vi sia il
che si sia formato, ad esempio, il silenzio assenso o dopo i termini, anche dopo i termini previsti, diciamo, per poter emanare il divieto di prosecuzione, per motivi di ordine pubblico e per interesse pubblico prevalente, l'attività comunque può essere sospesa. E qui, diciamo, una serie di domande frequenti che spesso possono presentarsi, ad esempio, in un concorso pubblico, con riferimento a questa parte della presentazione che ha riguardato la semplificazione dell'attività amministrativa. La sesta parte della presentazione comprende poi, diciamo, si occupa dei casi di efficacia, di revoca o di recesso del procedimento amministrativo e del provvedimento amministrativo, che sono trattati negli articoli dal 21 bis al 21 decies della legge 241 del 90. In particolare, si occuperemo poi anche dei casi di sospensione, risoluzione e dell'annullabilità e dell'autotutela che abbiamo già accennato nei video precedenti. Per quanto riguarda l'efficacia e l'esecutività, questi due, diciamo, questi due termini riguardano essenzialmente tutti quelli che sono gli effetti del provvedimento amministrativo che è stato emanato a conclusione del procedimento amministrativo. E in generale, nel caso di provvedimenti limitativi, in particolare quindi quei provvedimenti che limitano, vanno ad incidere negativamente sulla sfera giuridica, ad esempio, di un soggetto destinatario, questi provvedimenti in generale sono efficaci a seguito della comunicazione, dell'avvenuta comunicazione al soggetto interessato. Tuttavia, vi sono dei casi in cui il soggetto interessato, ad esempio, potrebbe essere irreperibile. In questi casi si applicano una serie di disposizioni per le notifiche agli irreperibili che sono contenute all'interno del codice di procedura civile. Inoltre, qualora invece il numero di destinatari non è noto a priori, oppure è un numero eccessivo, è possibile, diciamo, notificare con delle modalità diverse di pubblicità e che possono essere stabilite autonomamente dalla pubblica amministrazione. E quindi, ad esempio, si può decidere di pubblicare il provvedimento amministrativo, ad esempio, nella sezione amministrazione trasparente del sito. I provvedimenti amministrativi poi in alcune situazioni possono essere, si può stabilire che siano immediatamente efficaci. In questi casi deve essere prevista una apposita e specifica clausola all'interno del provvedimento limitativo. E sono esclusi dalla immediata efficacia in generale, comunque sono esclusi i provvedimenti limitativi che non sono, diciamo, non a carattere, cioè i provvedimenti a carattere sanzionatorio. In questi casi è prevista un'esclusione. Quindi l'immediata efficacia può essere prevista tramite un'apposita clausola nel provvedimento solo nel caso di provvedimenti limitativi non a carattere sanzionatorio. E nel caso di provvedimenti cautelari urgenti, invece, si può prevedere essenzialmente, diciamo, per motivi cautelari e per motivi di urgenza, si può prevedere che questi siano immediatamente efficaci. Per quanto riguarda l'esecutorietà, che invece è trattata all'articolo 21 ter, nella legge 241, la pubblica amministrazione può emettere un provvedimento coattivo affinché appunto degli obblighi siano eseguiti dal soggetto interessato in una serie di situazioni previste dalla legge. Quindi l'esecuzione del provvedimento può essere, diciamo, coattiva, in particolare
L'esecuzione proattiva può essere disposta nel momento in cui il soggetto interessato non ottempera alle disposizioni del provvedimento finale. In questi casi, nell'atto, deve essere indicato il termine e la modalità di esecuzione, del provvedimento amministrativo. L'efficacia del provvedimento è poi trattata, all'articolo 21 quater, comma 1, e in generale i provvedimenti amministrativi, se non diversamente indicati, sono immediatamente efficaci. Vi sono poi una serie di eccezioni previste nei casi di legge e qualora, oppure qualora il provvedimento stesso, diciamo, preveda delle situazioni, differenti in termini di efficacia. In particolare all'articolo 21, quater, comma 2, è prevista la possibilità di sospendere l'esecuzione del provvedimento amministrativo. In particolare, questa può essere sospesa qualora vi siano delle gravi ragioni e per un de tempo che deve essere, diciamo, opportunamente definito. I soggetti che possono disporre la sospensione di un provvedimento amministrativo sono in generale, diciamo, in generale quell'organo, quella pubblica amministrazione che ha emanato, l'atto o il provvedimento amministrativo o qualunque altro organo previsto dalla legge. Il termine, qualora vi sia una sospensione, deve essere indicato il termine esatto di temporale per la sospensione e inoltre può essere disposta la proroga o si può ridurre il termine di sospensione. Questa riduzione questa proroga o della sospensione o la riduzione del termine di sospensione può essere prevista per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e può essere disposta solo una volta. È escluso nel caso di sospensione la possibilità di prorogare appunto la sospensione oltre i termini per l'annullamento del provvedimento amministrativo. E in particolare, quindi questo l'articolo 21 nonies dispone che quindi questo termine massimo sia di 12 mesi dall'adozione.